questa edizione del D News. Nuovo colpo a Matteo Messina Denaro, maxi sequestro da 18,5 milioni di euro. Operazione dei carabinieri del ROS nei confronti di persone collegate con il super latitante. Martedì all'ARS verranno votati i 3 grandi elettori che parteciperanno in Parlamento all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Alleanza in difesa dell'ambiente e della fauna marina nello Ionio, firmato l'accordo di collaborazione tra Direzione Marittima della Sicilia Orientale, Università di Catania e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Artisti di Sicilia da Pirandello a Iudice a cura di Vittorio Sgarbi, 300 capolavori esposti al Castello Ursino. Idee e progetti hanno un unico denominatore, la base economica. Professionisti e imprese possono contare oggi su una realtà solida e presente sul territorio. Banca Base, il nostro obiettivo, realizzare i vostri progetti. Mamma e papà, due parole semplici e piene d'amore, perché è dall'amore che arrivi tu. Sei il dono visibile, ci regali felicità, sei il presente e il futuro. Mondo Ragazzi pensa a tutte le future mamme e le premia regalando 100 euro in buoni acquisto. Abbigliamento e calzature per bambini con i marchi più prestigiosi. Corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanza dei giochi. Mondo Ragazzi si trova a Catania, in via Pola 19. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. Guardare oltre, alla ricerca della precisione assoluta. Dal 1975 da Crazy Time, perfezione, passione, tecnologia, energia inesauribile. Rivenditore ufficiale di orologi radiocontrollati, navigatori GPS e bussole. Da Crazy Time, cinturine e batterie delle migliori marche. Assistenza, riparazione e manutenzione durante e fuori garanzia. Orologi moda e gioielli in acciaio. Puoi acquistare il tuo orologio anche online. Scopri le offerte, vai sul sito crazytime.it e sulla pagina Facebook. Ogni giorno qualcosa di nuovo dà valore al tuo tempo. Crazy Time, dal 1975 a Catania, in Corso delle Province 35. Maxi sequestro di beni per un valore di 18,5 milioni di euro è stato eseguito a Trapani dai carabinieri nei confronti di persone ritenute collegate con il super latitante Matteo Messina Denaro. Si tratta dell'imprenditore Salvatore Angelo e del presunto mafioso Antonino Nastasi, già condannati per associazione di tipo mafioso e fittizia intestazione di beni. I due erano stati coinvolti nell'operazione Mandamento. L'operazione delle rosse è conseguenza degli sviluppi investigativi sulla caccia al super latitante che, dopo aver portato all'arresto degli esponenti di vertice del Mandamento di Castelvetrano, hanno individuato l'ingente patrimonio accumulato dagli esponenti ritenuti vicini al boss. I sequestri riguardano 8 beni aziendali, 132 immobili, 7 autoveicoli e circa 22 tra rapporti bancari e finanziari. L'indagine patrimoniale ha confermato come l'organizzazione capeggiata da Matteo Messina Denaro fosse in grado di intervenire nell'esecuzione di importanti lavori nel settore delle energie rinnovabili con una fitta rete di società controllate in modo diretto e indiretto dall'imprenditore Salvatore Angelo di Salemi. Sarebbe lui, secondo gli investigatori, la pedina fondamentale intorno alla quale ruotava il sistema societario con cui il clan mafioso si sarebbe infiltrato, in particolare nei progetti di realizzazione dei parchi eolici di San Calogero di Sciacca, Eufemia di Santa Margherita Belice e Contessa Entellina. A San Giovanni la Punta, ieri sera, Francesco Pistone, 53 anni, pregiudicato, è stato ferito ad una gamba da alcuni colpi di pistola. L'uomo si trovava in via della Regione. L'agguato è avvenuto in viale della Regione Siciliana tra le 19 e le 19.30. Pistone, dopo essere sfuggito alla cattura durante l'operazione Fico d'India 8, era stato arrestato nell'agosto del 2004 e condannato nel 2005 a 8 anni di carcere per associazione mafiosa. Al momento dell'arresto, ormai 10 anni fa, era considerato il reggente del clan Laudani. Il suo nome era stato inserito nell'elenco dei 500 latitanti più pericolosi. L'uomo fu arrestato in un'abitazione intestata alla moglie, sempre a San Giovanni la Punta, lo stesso paese dove ieri sera appunto è stato gambizzato. L'uomo è stato soccorso e ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Indagano i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania.
È tutto pronto all'Assemblea regionale siciliana per scegliere i 3 grandi elettori provenienti dalla Sicilia che parteciperanno in Parlamento all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica che sostituirà Giorgio Napolitano. A Palazzo dei Normanni, come annunciato dal Presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone, i 3 grandi elettori verranno votati nella seduta di martedì prossimo 20 gennaio. Anche a Sala d'Ercole è arrivata la nota firmata congiuntamente dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Sergio Chiamparino e dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome Eros Brega, Presidente dell'Umbria. Nella nota viene spiegato come funziona l'elezione dei grandi elettori regionali nelle persone del Presidente della Regione, del Presidente dell'Assemblea e di un Vicepresidente di minoranza o in ogni caso nel rispetto del dettato costituzionale di un rappresentante dei gruppi di minoranza. In Sicilia saranno con quasi assoluta certezza il governatore Rosario Crocetta e il presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone. Sul terzo elettore i giochi saranno tra il capogruppo di Forza Italia Marco Falcone e un deputato del Movimento 5 Stelle. Gli agrumi della Sicilia sono stati gravemente attaccati dal virus della tristezza, che ha già indebolito oltre il 30% delle piante per un danno stimato in circa 80 milioni di euro, con all'orizzonte l'incubo del possibile arrivo del black spot. Molte api hanno perso la loro battaglia contro il terribile coleottero Aetina tumida e la flessione dei volumi del miele prodotto è stata una diretta conseguenza. Neanche i filari di vite italiani sono passati indenni da questo stillicidio e diversi viticoltori hanno battagliato con la peronospera. Uno scenario allarmante. Per questo motivo, secondo la CIA, c'è bisogno di maggiore tempestività e di misure più importanti sul nostro territorio, perché parassiti e fitopatologie nuove, non trovando fattori naturali di contrasto, si sviluppano rapidamente con enormi danni economici agli agricoltori e pesanti ripercussioni su habitat e paesaggio agrario di vaste aree. Non solo, le difficoltà di movimentazione delle produzioni stanno creando gravi danni anche alle produzioni florovivaistiche. La malattia colpisce anche alcune essenze da vivaio. Questa mattina all'Università di Catania il rettore Giacomo Pignataro, il comandante della Direzione Marittima di Catania, ammiraglio ispettore Domenico De Michele e il direttore dei Laboratori Nazionali del Sud dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Giacomo Cuttone hanno firmato l'accordo di collaborazione finalizzato allo svolgimento di attività interdisciplinari di interesse comune nel campo della ricerca e del monitoraggio, del controllo e della tutela dell'ecosistema marino e costiero, con particolare attenzione allo Ionio sud-occidentale. Nell'ambito delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali, la Direzione Marittima di Catania, l'Università, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, attraverso i Laboratori Nazionali del Sud, si sono impegnati ad attuare un programma per rendere fruibili alle parti contraenti i dati sul monitoraggio del traffico mercantile, al fine di confrontarli con le risultanze degli osservatori sottomarini disponibili davanti il porto di Catania e al largo di Portopalo di Capopassero. La prossimità di sedi di capitanerie di porto che fanno riferimento alla Direzione Marittima di Catania possono favorire lo sviluppo di competenze integrate e multidisciplinari a favore dell'intero sistema della ricerca e di altri settori di interesse pubblico, quali il monitoraggio dell'ambiente e della fauna marina, finalizzati anche alla prevenzione e repressione di fenomeni di inquinamento. In questa prospettiva si colloca un progetto presentato per il finanziamento alla Comunità Europea che prevede l'adozione di azioni per la conservazione di capodoglio e balenottera in Sicilia, due specie dichiarate in pericolo, e l'individuazione di aree di particolare rilevanza biologica per la specie e altre misure per la riduzione degli impatti nocivi e della mortalità derivanti dalle attività umane. La firma dell'accordo prevede una positiva interazione sinergica per la realizzazione delle finalità del progetto. Prevede una collaborazione tra l'Università, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Direzione Marittima della Sicilia orientale per attività di ricerca nell'ambiente marino che hanno propositi molteplici, no? Perché chiaramente il mare è un luogo che dà ricchezza per tante ragioni, per ragioni relative appunto alla biologia, per ragioni relative ai trasporti, agli scambi, quindi c'è un'attività di monitoraggio che può essere condotta e che ha una valenza scientifica da una parte, ma ha anche una valenza per le istituzioni a partire dalla Capitaneria di Porto, la Direzione Marittima che operano, diciamo, nel mare.
nei tempi, abbiamo scaricato, abbiamo sottratto troppo e in maniera incontrollata. Il controllo è sempre difficile da accettare per le comunità, dei cittadini che vivono vicino al mare, ma è una cosa che è nel loro interesse, perché certamente il mare si sta depauperando, si è parlato prima del problema del tonno rosso, ma ci sono tante altre specie che sono in difficoltà. E allora il problema sono le attività umane che vanno, non possono essere fermate, ma vanno fatte con molta molta cautela, cioè bisogna fare una valutazione di quello che si va a fare. 300 capolavori del Novecento siciliano esposti nelle sale del Castello Ursino dal 17 gennaio al 16 marzo per raccontare l'importante ricerca artistica che ha influenzato la cultura dell'intero Novecento dagli anni 30 fino ai nostri giorni. Sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, artisti di Sicilia da Pirandello a Iudice a cura di Vittorio Sgarbi e la grande collettiva realizzata da Exa Mondi Nuovi promossa dal Comune di Catania, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Expo Milano 2015. Artisti di Sicilia riunisce per la prima volta in un unico luogo la più importante produzione artistica isolana, un'impresa colossale che ha fatto parlare di sé sulle pagine delle più autorevoli testate nazionali e internazionali e in trasmissioni televisive nazionali. Un secolo di arte siciliana vuol dire in larga misura un secolo di arte italiana, ha spiegato Vittorio Sgarbi. Non è lo stesso per quasi nessun'altra regione, non per l'Emilia Romagna, nonostante Morandi e De Pisis, non per la Toscana, nonostante Soffici e Rosai, non per Roma, nonostante le due scuole romane. La Sicilia del Novecento, sia in letteratura sia nelle arti figurative, ha dato una quantità di artisti e scrittori che hanno contribuito in modo determinante a delineare l'identità prevalente della cultura italiana. Da Giovanni Gentile a Leonardo Sciascia, da Vitaliano Brancati a Tommasi di Lampedusa, da Federico De Roberto a Lucio Piccolo, da Gesualdo Bufalino a Manlio Sgalambro, con un'intensità e una densità di proposte che non hanno paragone. Davvero si tratta di una grande mostra che è ospitata in due luoghi simbolo della cultura della città, appunto Castello Ursino e circa 300 opere, e altre 87 dei giovani talenti dell'Accademia delle Belle Arti di Catania presso il Palazzo della Cultura. È un appuntamento davvero importante, noi siamo felicissimi di questo evento, ma lo siamo doppiamente perché da oggi il Castello Ursino è completamente consegnato alla fruizione pubblica, tutti i livelli sono aperti, possiamo dire, anche se con la S minuscola, è una giornata storica per la città. È stato un lavoro duro ma appassionante perché Catania rientrasse nei circuiti dove è giusto che stia. E quindi nel campo della musica, dell'arte, insomma della cultura del teatro, della cultura in generale, Catania ritorna a occupare il posto che merita. Il New York Times l'ha definita la mostra del secolo, già contesa dai più importanti musei internazionali. Ad oggi sono giunte agli organizzatori Gianni Filippini, ideatore e produttore, Giovanni Lettini, direttore artistico, e Sara Pallavicini, direttore creativo, richieste da New York, Londra, Parigi, Barcellona e Dubai. Per questo motivo la mostra si candida a bandiera dell'arte e della cultura italiana del mondo. Lo sarà ad aprile a Bruxelles, dove rimarrà fino alla partenza per Londra e poi a ottobre prossimo New York.